Questa è la vecchia Roma, grande, eterna, solenne, augusta, storica, gloriosa. Ecco poi l'altra Roma, la moderna, quartieri alti, gente facoltosa. Ed il nostro racconto ci conduce in questa palazzina, ove figura la sede di una ditta che produce tre aperitivi estratti da verdura. Sedar si fa col sedano, si nota e si capisce subito, che diavolo. Carotillo si estrae dalla carota, invece il cavolè si fa col cavolo. Attenzione. L'ometto che vediamo qui a sinistra è l'usciere dell'azienda, però non prende parte alla vicenda, quindi tanti saluti e proseguiamo. Di queste tre vezzose signorine non conosciamo esattamente il nome. Tre grazie, questo è il vago soprannome appropriato alle arzille bamboline, che tra le altre virtù fanno per vezzo la maldicenza ed il pettegolezzo. Vi presentiamo il ragioniere Mazza, il classico travè meridionale, solerte, infaticabile, geniale, che seppur di fatica non si ammazza, ogni lavoro, semplice che sia, lo fa con diligenza e pulizia. E questo sono io, che sto inchiodato tutto l'anno alla stessa scrivania pur con 38 all'ombra e ho consumato per asciugarmi una cartoleria. Ora c'è un'altra cosa da guardare, qualche cosa di molto interessante. Questa, Marisa, bella, sconcertante, la segretaria più particolare, il giornale che ha davanti le nasconde il bel visetto, ma delle segretarie di concetto, meglio vedere le cose più importanti. Dall'ufficio controllo spedizione passiamo dal commendator Villetti, il principale energico strillone sempre pronto a dispensar cicchetti. Ogni curiosità va soddisfatta, andiamo un po' a vedere di che si tratta. Dovreste arrossire. Fate dell'altro mondo. Siete cinicone, Vergognatevi. Nei miei uffici. Cadono di queste cose immorali. La cosa alla quale io tengo più di tutte è la moralità. Tutti lo sanno. Io sono venuto dalla città madre, culla e fucina di ogni industria moderna. Milano, provincia di Sesto San Giovanni. E sappiate che è di lassù che io sono sceso per effettuare la presa di Roma. Presa industriale, naturalmente, di questa Roma romantica, sì, ma dove nessuno fa un bel nagotto. Dunque sappiate, signorina, che io non posso ammettere che nei miei uffici accadano di queste scene di indole erotico antiplatonico. Ma le giuro, commendatore, che non ci stavamo affatto baciando. E allora che cosa stavate facendo così attaccati epidermide contro epidermide, Cioè, mi era entrato moscerino in un occhio e... Moscerino, eh? E allora perché il fattorino vi soffiava in bocca? Le assicuro, non era un bacio. Oddio, intendiamoci bene. Non è il bacio che mi preoccupa. Perché, come dice Gondran, il bacio non è altro che un apostrofo rosa messo fra la parola t'amo con il punto e virgola. Ma i puntini? I puntini dove li mettiamo, eh? Sappiamo benissimo che si comincia con un moscerino e si finisce con un elefante. Quindi, mia cara signorina, per non essere licenziata, fate in modo che non vi entrino più moscerini negli occhi, capito? E come devo fare? Ma è semplicissimo, ve lo dico io. Foderatevi gli occhi con la carta moschicida. E adesso andate, tornate al vostro lavoro. Andate, via. Buongiorno, commendatore. Buongiorno. Buongiorno, commendatore. Buongiorno. Ecco, mi hai fatto perdere il segno. Ma che cosa importa, mia contigua dolce di rimpettaia? Tu rimani sempre la segretaria cannone atomica idrogenata. Che cosa stai scrivendo? Egg Regisynchronisraspista. Sai anche il giapponese? Ma perché non tralasci queste letteracce d'affari e non scrivi una bella letterina d'amore al tuo piccolo, diciamolo pure, al tuo schiavo principale? Va benissimo. No, se incominciamo con un dito, finiremo alle calende greche. Facciamo una cosa, eh? La scrivo io. Benissimo. La stenografo io, eh? Certo. Tu prenderai il mio posto. D'accordo. Tu sarai la commendatrice e io la tua segretaria. Ci stai? Molto bene. Prego, accomodati. Grazie. Permetti che io mi segga sulle tue, anzi, sulle mie ginocchia? Sì. Eh?
Molto bene. Hopla! Fai anche il giochetto della sottrazione del ginocchiame, eh? Che non si ripeta, eh? Molto bene. Ah, prego. Allora, procediamo. Dunque scrivi. Egregio commendatore. Vedi? Usa il tuo metodo. Così non ci si capisce niente come quando scrivi tu. Oh, non fare il bambinone. Giustissimo. Ora lavoriamo. Lavoriamo. Dunque, con la presente devo farle... devo ricordarle la promessa fattami il 14 corrente. In tale data lei mi promise di trascorrere una domenica assieme a Capri. Essendo oggi sabato, mi permetto di ricordarle tale impegno. Egregio commendatore... Avete perfettamente ragione. Ma mi dispiace moltissimo. C'è un piccolo contrattempo. Se non temessi di sembrare un personaggio di giornale fumetti, ti direi che un destino infame si frappone fra noi. Spiegati. È che mia moglie ha invitato a casa dei carissimi amici. Ah, ho capito. Guarda, devo assolutamente mettermi a lavorare. Mi spiace. Ma vedi, cara... Ma no, ora ti prego, vai nel tuo... Ma ti vorrei dire una parola. Vai, lasciami lavorare. E che m'hai preso per il ragazzino della strada? Ma vai. Va bene, ne riparleremo dopo. Sì, va bene. Avanti. Permette, signorina. Se comodi. Buongiorno, signorina Marisa. Buongiorno. Vorrei chiederle un volo per andare a Fiumicino domani. Ah, vuole andare al mare? Sì, è tanto tempo che l'ho promesso a mia moglie e vorrei approfittare appunto dello sconto che godiamo presso gli stabilimenti balneari. Certo, fa molto bene, tutti i nostri impiegati ci vanno. Sì, poi mia moglie dice che lo yoyo è una mano santa. Sì, fa pure dimagrire. Sa quanti anni sono io che non vado a mare? Sarà 20 anni. Si vede. Si vede come? Ma ha la pelle così chiara. Sì, può darsi che dilatandosi si schiarisce. Grazie a sé. Mi è entrato qualcosa nell'occhio. Che cosa? Vediamo un po'. Che cosa? Fare dei cavoli, delle carote, dei cedri, è pieno di mosche e moscerini. Faccia vedere. Ecco, scusi, basta soffiarci lì. Mi fa male. No, ma vede, se non ci si soffia subito, poi chissà dove si ficca, capito? Vedo bene o vedo male? È un'allucinazione o una realtà? Buongiorno, commendatore. Il vostro buongiorno non è autentico. È un puerile tentativo per normalizzare questa scena da Giulietta Romeo. Che cosa succede qui? Alla signorina era entrato un moscerino in un occhio. Ma ditemi un po', che forse io ho proprio la faccia del contribuente che quando paga le tasse denuncia il suo vero reddito? Basta con questi moscerini! Ma perché, scusi, commendatore, gli era andato nell'occhio uno anche a lei? Voi, ragioniere, rientrate nel vostro ufficio. Sì, signora. Io qui di moscerini non ne ho visti mai. Sì, è difficile a vederli, perché sono quei moscerini d'agosto. Piccoli. Queste sono scuse da asilo infantile. Glielo dica lei, signorina, che è proprio così. Era un moscerino, è vero. Si capisce che era un moscerino. Mi era entrato in un occhio, non ricordo più quale, credo quello destro. Ma per fortuna c'era il cavaliere, lui è così gentile e bravo, lui. Visto che è così gentile, mi faccia la gentilezza di tornare al suo posto e di mettersi gentilmente al suo gentile lavoro. Grazie. Molto. Ve lo do io il moscerino. Moscerino. Voi, zitto. E voi piuttosto dovreste pensare alla nuova ordinazione delle carote, che le ultime le abbiamo dovute buttare. Ma vede, commendatore, guardi, queste sono le carote romane che anche l'ortolano appena le avvisse dice per carità, levatemele davanti agli occhi. Vabbè, queste, scusi tanto. Però ci sono quelle di Napoli, quelle della Campania. Che sono un po' più dure. E il vagone del sedano? Il vagone del sedano, come vedete. Tenga. Questo è il sedano della Basilicata. Quello è Torino. E il vagone del cavolo? Lei mi deve dire che cavolo vuole. Beh? No, dicevo che cavolo vuole, perché c'è questo che cavolo che è delle Puglie. È grosso ma è morbido. Non rende, scusi l'altro. Poi c'è questo cavolo qui che è piemontese. Sondrio. Guardi, c'è questo qui che è del Lazio. Viva la Lazio. Questo è piccoletto tripolino, viene da Tripoli. Il dominio inglese. Guardi. Ma insomma, basta! Mi volete levare tutta questa verdura d'addosso? Perché cosa mi avete preso? Per un treno merci? Parlavamo del cavolo. Calmi. Commendatore, non perché io c'era napoletano, ma i cavoli nostri. Vabbè, i cavoli vostri, ognuno sa i cavoli suoi. Io sono romano e conosco il cavolo romano, il commendatore milanese. Che cosa volete dire? Che io conosco soltanto il cavolo lombardo? Sappiate che io ho viaggiato moltissimo. Ho studiato fisica, chimica, agraria e mineralogia. E conosco i cavoli di tutta l'Italia. Guarda un po' qui come mi hanno conciato. Oh, stavo pensando al moscerino. Che cosa ne pazzi?
Ragionier, io sono andato dalla signorina Marisa per domandarle un buono per lo sconto. Sì, sì, capisco. Anzi, se permettete, adesso ci vado anch'io dalla signorina Marisa per il buono. In queste cose, se permettete, e io modestamente. Ragionier, a me modestamente. Sì, so, no, no, lo so, io ci vado subito. Ci vado, eh. Signorina. Caro ragioniere. Grazie, signorina. Perché grazie? Ecco il caro, è stato così istintivo. Non ho potuto reprimermi. Desidera? Io da lei. Un moscerino. Un moscerino? Sì, un moscerino per il mare, o un buono per il mare. O un buono per lo scopo. Vuole andare anche lei al mare? Sì, fa caldo, sa. Non per dire, modestamente, io qui, vede, non ho un cervello. Io ho un piccolo Vesuvio che manda lapilli, eccetera, fuoco, lava. Perbacco, ragioniere, lei ha proprio bisogno di buttarsi in acqua. A capa sotto, signorina. E che fa lei, signorina? Ci viene al mare? Il mare è bello, sa? Ah, sì? E come no? Tutte quelle onde che vanno, che vengono, belle, fresche. Il Mediterraneo, non per dire, non perché io sia mediterraneo, è un mare importante. Ma tranne così, non per parlare male, ma che è mare? Tutte quelle onde che si imbrogliano, vero? Chiazzate, ed è basso. Io una volta mi ci sono tuffato. E ha picchiato la testa. Come l'ha saputo? Ma se me l'ha detto lei che era basso. Ah sì, l'Atlantico è basso, io sono alto. Allora che fai, signorina? Ci viene lei a fare il bagno? Dipende da una telefonata. Ah, da una telefonata? Sì. Ah, una telefonata e lei... Ecco, ragioniere. Grazie, signorina. Che c'è? No, io guardavo... Scusi, sai, scusi se la tocco. Volevo, sai, il mocerino, un mocerino... Ma insomma! Commendatore, io ero venuto per il mocerino qui. Basta con questi mocerini! Ma no, il ragioniere era gentilmente venuto per invitarmi ad andare al mare. Ah, lei, ragioniere, aveva invitato la signora... No, commendatore, io non mi sarei permesso perché il Mediterraneo... Cioè, non il Mediterraneo, io sono Atlantico, non il patto Atlantico, vero? L'Atlantico è basso, io sono alto, modestamente... Ragioniere! Che cosa avete preso questi uffici per il Palazzo Rosa? Ove si riuniscono in tre per fare il patto a quattro e poi non combinano nulla perché si accorgono di essere in cinque? E io che ci posso fare? Io... Andate via! A Parigi? A chi è Parigi? Andate per... Siamo a Roma! A Roma! Sì, che faccio? Andate all'inferno! Sì, addio, subito! Vede, sono i nuovi cartelloni che ho fatto, spero che le piaceranno, eh? Giratevi un po', fate vedere. Dietro ho messo la figura un po' più grande, così si vede meglio per la strada. Giratevi ancora, fate vedere. Ecco, qui poi ci metteremo una cinghia, così sarà più facile portarli in giro. Ecco, spero che le piacciono. Sì, bene. Dunque, tirati un po' più qua, verso la luce. Addio, certo. Che... Ma che fai? Ma sei matto? Tirati su! Ma che... Scusi tanto, cavaliere, ma che testa! Ma non fa niente, non si arrabbi. Tanto domani dovevo farmi il costume per andare a mare. Meno male. Io voglio vedere quanto tempo ancora stai davanti allo specchio. Ma sto provando il costume. Ti sta provando il costume. E io da là stavo cucinando da stamattina alle 3. Prepara piuttosto che un subito a bagno quello mio e quello di tua madre. E sbrigati. Va bene. Non ti preoccupare, l'ho messo al sicuro io. Dove? Dentro il comodino. Sta fermo, la roba non si mangia. Allora che avete cucinato qua? L'avevo cucinata per mangiarla a mare, ma che sei affamato te? Ma stamattina mica abbiamo fatto colazione. Già, se mettevamo a far cappellate per via tua, se mettevamo. Ma che tuo fratello non ha fatto colazione, sta lì, buono buono. Taglia la cocuzzetta, taglia. Piuttosto va a portare giù la roba, cammina. Che roba? Che roba, i fagotti, le borge, l'ombrellone. Sta attento. Oh, scusa. Brigati! E dove sta il sombrellone? Come dove sta? Dietro la porta, scemo, lemme. Ho capito.
Guarda quanto è lento quella che... E già si è svetto te, da stamattina che sta frigge. Ho fatto una scolatura di fritto, siamo quattro persone, poi a mare vi è fame, ciao. Io poi tutti questi preparativi non li capisco, le melanzane, le fettine, il cocombero. E poi per andare a Fiumicino. Perché con le melanzane, le fettine e il cocombero dove si va? A Viareggio? Ma che c'entra? Se muovemo mai, una volta che si muovemo si poteva andare Anzio. Già te l'ho detto 44 milioni di volte, noi andiamo a Fiumicino perché godiamo della riduzione del 50%. E che sarebbe questa riduzione del 50%? Già te l'ho detto, il commendator Villetti ha preso un accordo con la direzione generale dello stabilimento balneare. Sì, tu mo' mi incanti. Di piuttosto che ci vuoi andare perché c'è qualcuno che ti interessa. Guardami un po'. Sì, c'ho qualcosa nell'occhio. Piantala, sa, perché... Mamma, te metti questo di costume? Per forza, non c'ho altro che quello, ma mi toccherà ristringerlo. Perché a forza di combattere con tuo padre, guarda come mi sono ridotta. Va bene, ora porto l'ago col filo. Ma guarda. Pecorì! Pecorì! Vieni qua! Non vedi quello dove sei piccato? Sta a sentire. Perché ti sei messo a far monezzaro? Ma che? Tua sorella mi ha scritto un biglietto, mi è cascato nel tombino e non lo trovo più. Che c'era scritto? Che ne so io che c'era scritto? L'avevo chiesto da dove partite, che tu lo sai. Io no. Allora, senti, fammi la cortesia, le devi sì. Dire che sì. Mi riscrivo un altro biglietto, così tu poi me lo porti e... Quanto me dai? Ma sempre con sti ricatti. Allora non c'è niente da fa. Quanto vuoi, 10 lire? Sono 50 lire. 50 lire basta, eh? Per adesso sì. Fai presto! Sì, sì. Ecco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bastano. Adesso tu friggi un po' di melanzane, poi tu zucchine, io mi vado a dare una lavata. Ma come? Andiamo al mare a fare il bagno, tu lo fa prima qua. Apposta, al mare il bagno non si fa mica con i calzini, cara. Ma da dare una ripassatina di sicurezza, capito? Non ti muovo, che come te sei ridotta ci passo facile. Attenta ai peperoni, se no si bruciano. Ma di un po', ha detto che il cocombero stava dentro al comodino. E là sta! Sta qua, altro che là. Ma non è possibile! Come non è possibile? È la palla di quello scemo, guarda dove la va a mettere. Lo scemo sei te, che con tutto quello che c'è da fare ti metti pure a giocare a pallone. Ma cosa? Che c'è? È il biglietto che ha buttato già qualcosa. È figlio della mondezza. Nella mondezza? Come nella mondezza? Che ciò fa? Uno scrivi un altro, io porto giù io. Grazie, Gino. Però sono 20 lire. Come? 20 lire per portare giù un biglietto? Non t'arrabbiare. È un prezzo da fratello, no? Su, beh. Ma, Dippo, Pecorino ancora non è tornato. Sarà rimasto giù. Beh, a mo' appena via bisogna mandarlo a prendere un tassì che è tardi. Quanto sei signore? Tassì, se può andare in trambe? Ma che ci fanno portare in trambe con tutta sta roba? I pacchi, le cose, l'ombrellone. Già se sa, famo le cose in grande, piamo il tassì. Così qualcuno penserà bene, non è bello, ma c'ha i quadrini. Va bene, allora prenderemo il tram. Già, abbiamo il tram, perché la povera scema, la moglie che sta tutto il tempo a sgobbare, una volta che esce, dappia il tram. Però se uscivi con una di quelle, il tassino vi avi, eh? Pecorino! Che lagna. Spicci, le mori passo. Ma perché va così piano? Cammina. Ci ha messo 3 ore a portare giù l'ombrellone. Sbrigati, vai a chiamare il tram. Che lo chiamare il tram? Come? Lascia stare le fettine. Come? Chi t'ha detto entrambe? Ma fa pure sbagliare. Va a chiamare un tassì, sbrigati, che c'hai mai venuti contati. Ma ne aveva rubato una fettina quello. Erano 6, 2. Chi è? Ma che guardi? Controllo. Dammi le 20 lire. Sì, ecco, te le fa presto. Ragazzi, ecco. Che nascondi? Vieni qua, caccia la fettina. Che fettina? La fettina che hai rubato da là. Io? Fammi vedere la mano. Ecco. No, questa, quell'altra. Ecco. Ma che mi sta piangendo? Tutte e due le voglio vedere. Ma io... Oggi al mare non mangi nessuna fettina panata, eh? Che succede? E va a prendere il tassì, sbrigati, che è tardi. Che strilla? È lui che ha rubato la fettina. Senti, mo questo incomincia pure a fare vernacchi. Senti, gnappetta, oggi noi andiamo a mare. Là ci sono tutti i signori che lavorano all'ufficio dove lavora papà. Tu devi promettere a papà di non fare nessuna pernacchia. Speriamo che non mi scappa. Speriamo che non mi scappa. Se gli scappa, che figura famo? Se gli scappa, la colpa è tua che gliela insegnate. Perché io ho insegnato a fare pernacchia? Io ho insegnato a fare il motore dell'aeroplano. Beh, tanto
il biglietto? Sì, ma me lo sono magnato. E come te lo sei magnato? Che c'era scritto sopra? 15 lire. Cominciamo con sti rigati. Dimmi che c'era scritto sopra. Mio caro, mi dispiace che il mio messaggio sia finito nella mondezza come te hai detto a mio fratello Pecorino. Che audacia venire fin sotto casa. Vorrei scongiurarti di non seguirci, ma non ne ho la forza. Non essere il solito temerario con la vespa. Ciao, la tua piccola Marcella. Ma io non capisco una cosa. Come ha fatto mia sorella a innamorarsi di te? Perché? Scusa se te lo dico, ma guarda che stai abbastanza bruttarello, eh? Ah, sei bello te, sei, ma sì. Non perdiamo tempo che sono quasi... Dammi la mano che devo uscire, su. 10 lire. Ma sei... ecco, 10 lire. Dammi la mano, se no qui... Dai. Fa piano, eh? Ecco. A valigia. Vado a prendere la vespa. Io te sì. Fa presto, va in carta al fitto col giornale. Non c'è pezzo di spago. Non lo trovo adesso lo spago. È una questione che è pericoloso. Ci si può aprire. Tiè, metteci questa spilla. Beh, incartiamo le fettine col giornale e la spilla. Ah, il cocombero! Ma non è il cocombero, è quella palla maledetta. Lì, sei libero. E sono libero sì, non lo vedi? Se te può fare una corsa, quanto me la dai percentuale? E che stai, contro te un palazzo che vuole la percentuale? E vabbè, mi rivolgo un altro autista. Però era una corsa importante. Importante, perché? Perché oltre ai bagagli ci stanno 4 supplementi. Sono 6 persone. E quanto vuoi? 2 supplementi, 20 lire. Beh, andiamo là, dove? Prima esordi e poi te lo dico. Sì. Guarda che lo scemo ha lasciato un pallone di solo. È roba che se la portano via. Guarda, l'ha fatto fare una corsa per niente. No. Ecco, sbrigate, mannaggia, che ci fai perdere pure l'auto. Fate presto, che è tardi. E vinto. Volta, cammina, butta su, quando ci sia tua madre. Ti è che del fritto. Sì, il cocombero. Dammi le palette. Da, porta davanti. Tu, porta Flaminio. Sì, guarda che razza che tardi. Ecco te che fa presto. Scaccia. Che giornata fantastica! Buongiorno signore! Ciao Marcella! Dammi la roba! Scusate, hai ragione! Dammi, tu falla su a papà! Vai, aspetta! Vai, vacchi! Scusate, hai ragione che devo pagare! Faccio io! No, che fare voi? Sì, l'abbiamo preso noi! Che vuol dire? Come ti dispiace? Fate voi! Faccio io! Quant'è? Dice, ma no, quant'è? 350. Ma fatelo volere. Vabbè, soffro io così, caro ragioniere. Tu non prendi niente, oh. Quanto medagli? Come quanto medagli? Mica vorrai che collo tutto io, no? Vabbè, collo, avanti, su, esci, prendi i pacchi, prendi la borsa. Piego l'ombrellone, prendi il ombrellone, ragioniere. Avanti. Su, mannaggia! Lanciami dentro, fammi piegare l'occhio! Ragioniere! Calma! Calma! Mette le mazzette! E Gnappetta, dove è andato Gnappetta? Da sta, bello di mamma, non ti fai niente. Prendete il suo cucumero, ragioniere. Ma guarda che poca scaldetta la puntana. Aspetta, momento, quella vabbè, gattina. Ma si doveva bere, doveva, su. No, via. Sempre così, sa. Vieni. Possibile che nessuno me deve aiutare, se lo fa sempre tutto io? A voi, guarda. Diatelo. Diatelo. Fate quella col mio ragazzino. Lo vede, ragioniere, lo vede. Andate per il cucumero come sto preso, via. Tu a me. Mi scusi tanto. Ma prego, ma anzi. È un piacere. Ma che tipo curioso. Possibile che non porta per me. Mi è scivolato il cocombero. Quando arriva questo autopullman? Alle 7 precise. Stia tranquilla. Modestamente questi autopullman sono sempre precisi. Che arriva. Io mi sto cacciando. Ecco l'autopullman. Calma. Ecco. Ma che? Ma mia moglie! Fatela passare, che è mia moglie! Dammelo! Ma faccia piacere! Ma che cosa fate su mano, lei? Aiuto la signora! Non ha bisogno di aiuto! Fatela passare, è mia moglie! Seguitemi, certo! Meglio salire dal finestrino che stare in mezzo a questa... Sicurone! A questi ignoranti! Su, spingetemi, bene! Forza! Ecco!
Iole, vai in fondo che ti passo i pacchi. Beh? Scusi, siccome c'è la donoide non respira bene, lo devo far vicinare sto ragazzino. Lo porti da un pediatra. Lo vede, non respira bene. Senti, io vado... Ma vado al finestrino, ti passo il cocomero. Fa presto. Iole! Iole! Vieni qua, Iole! Lasciatemi! Iole, prendi il pacco! Qua! Iole! Morto dal cocombero, non ti muovi! Adesso di no la guria, Sì. Ma che fai? Ma questo cocombero è mio, dico. No, questo è il mio, l'ho messo un minuto fa. Vabbè, io ce l'ho messo da mezzo minuto. E allora se questo è il suo, il mio dove è andato? Ma che ne so, l'ha lasciato a casa. Ah, meno storia, questo cocombero è il mio. È mio, ci ho fatto il segno di riconoscimento. Ma cos'è, un passaporto? È un cocombero, guarda, ci ho fatto una stella, una stellina. La stellina? Ecco, guarda. Dunque? E che mi dici che non l'ha fatto adesso lei sotto con l'unghia? Io l'ho fatto stamattina con l'unghia e poi mi sono lavato le mani, guardi le unghie. Le unghie sono nere. Vabbè, questa è sporcizia normale, caro signore, se n'erano verdi. Allora il mio cocombero dove è andato? Era volato, prendi. Ci sono i cocomeri volanti. Oggigiorno, caro signore, non c'è da sorprendersi. Si Gino, si parte. Ecco, lì è più il cocombero. Ma fa pure perdere tempo lei. Gino, dammi la mano. Molto da qua. Sì, sì, è meglio. Attenzione, firme, accareggimi. Dammi l'altra mano. Certo, vieni qua che ti sei posto. E muoviti. Scusi, signora, scusi. Scusi. Brigale, che sta per partire. Brigale. Vai, vai. Madonna, che ginocchia dure che c'è questo. Ma scusi, ma lei c'ha le ginocchia dure. Oddio, madonna mia, mi sento morire, Dio che calma. Oddio. Scusi, di chi è sto gelato? È di tuo figlio. Tieni, Pietro. Lei ha fatto il bagno, vero? Sì. Perché ho fritto tutta stanotte, che buono l'olio della Sabina, senta quanto è buono, senta. L'hanno mandata a mia moglie, proprio una bottiglia. Signora, scusi, questa fettina è mia, Ecco. È buono, siamo tutti italiani. Mi casca il fritto tutto bagno gelato. Pare, chiaro. Ma sì! Disgraziato! Ma scalzo, la ragione, la signora, disgraziato! Così impara dalle succede alle ragazze che sugli autobus, ha capito? Oh, ma che sta a fare? Qui ci stanno appiccicando ancora a me, sta portando! Vabbè, ma c'è il Guarda, ma cosa fa? Ma è il mio cocone? No, questo è mio, c'è la stellina, caro zio! Questa è l'ultima tappa. Dimmi, signore. Sei voluto venire qua? È nuvolo. E che colpa mia? Se andava a Manzio c'era il sole. Cavaliere, se permettete, vorrei andare a telefonare. Dove? Lì, al bar. Allora andiamo pure noi. Già, cominciamo subito a spendere i soldi. No, l'aspettiamo qua. Io posso andare? Sì. Io torno subito. Aspettiamo qua. Sì. Ma c'è Mareci? Papà, andava da Ducarci. Ma senti questa, andava da Ducarci. Già, perché te la domanda tu, figlio, non va a giocare a pallone. Se era una bella ragazza, invece, Le faccio una palata a Namo, su, va a giocare. Namo. Vabbè, andava a giocare. Ma io per fregazzare i sentimenti, guarda, uno viene a mare per far bagno e poi deve giocare a pallone. Dai, va laggiù. Oh, tratta bene, se no c'è gioco più, sa. Tu guarda quello con che mala grazia va a giocare a pallone col figlio. Signore, devo telefonare a Roma. D'accordo. Due gettoni allora. Due gettoni? La capitale. Quante signore? 40 lire. Ecco. Riccardo, quanto paga la signora? Signora, mi dai il resto? Un momento. Riccardo, quanto paga la signora? Signora, mi dai il resto? Devo telefonare, non ho tempo. E quando non sa tempo se telefona in casa propria? D'accordo. Maledetti telefoni, lo voglio fare, basta telefono. Vabbè, tanto anche il signore sembra che abbia tempo. Sì, d'accordo. Poi è d'accordo. Dai, vala. Attento a non mandarla da qua e da là, che non mi vada a cuore. Mandamela addosso. Sta tranquillo. Che è bella?
L'ha presa in faccia, guarda, ma... Gli sta bene, così si impara a giocare a pallone con i ragazzini. Brutto fiatto. Si è messo davanti, la colpa è sua. Che non lo so. Che gli fa male la testa? È stato mio figlio. Ah, che suo figlio gli fa venire il mal di testa? Ma no, è stato mio figlio col pallone. Che quando uno si avvia col pallone gli viene il mal di testa? E per forza, se glielo danno in faccia. Che cosa, il pallone? È chiaro, che vuole che gli danno in faccia, il figlio? Ah, io non lo voglio. Che lei lo vuole? Ma che c'entra? Dico, quando uno sa giocare a pallone. Ma lei non c'ha da fare niente? Io no, che vuole che giochi a pallone con lei? Ma che c'entra? Mentre a giocare a pallone con lei neanche la conosco. Ah, che gioca solo con amici suoi? Ma perché devo giocare con i miei amici, scusi? Allora gioca da solo. Sì, gioco da solo. Ah, allora il pallone si è dato in faccia da sé. Che passa l'aeroplano? Che mo fa vede? Siamo d'accordo. E allora se siete d'accordo basta. Anche gli altri si devono mettere d'accordo. Siamo figli di mamma e dobbiamo telefonare. Modestamente. Scusami tanto, sai, ti richiamo più tardi. C'è un signore un po' nervoso. Nervoso. Ciao, a più tardi. Grazie. Devo telefonare. C'ho il cavaliere che mi aspetta. Lì allo stabilimento, lì. Pronto? Beh, scusi, mi lasci parlare. Sto parlando di cose mie, le si butta addosso. Che tipo? Pronto? Ah, e lei, ragionier Mazza? Scusate se mi sono permesso, ma siccome diceste che dipendevo da una telefonata, allora ecco che io la sto facendo. A Roma c'è caldo? Qui si sta freschi. Un venticello. È bello, molto bello. Certo, si starebbe meglio se ci foste anche voi. Venite, signorina, modestamente il Mediterraneo a vostra disposizione. Bello, proprio bello. Un fresco. Io. Ah sì. Allora posso sperare. L'espluar se le dormie finire. Sì, allora va bene. Sì, arrivoir. Patron, arrivoir. E c'est fini. Mi voilà. C'est fini. E come mi sento francese. Bonjour. Un momento. Che? 400 lire. Che è un interurbano. Eh? 8 buchi, 8 palline, a 50 lire l'uno sono 400 lire. Ah, questi. Sì. Ma queste qua... Queste qua? Io non ho giocato. Oh. Io ho forato così, automaticamente, tante per... E lei automaticamente me paga. Oh, ma insomma, ma 50 lire un foro così piccolo. E perché? Per 50 lire vuol bucare il foro traiano. Ma senta, signore, io pago perché io sono un gentiluomo e soprattutto sono un signore, io, modestamente. 400 lire di questi temi mi mette a scherzare col cosetto. 400 lire. 400 lire. 450, perché mi resta un buco da fare. Ah. Lo posso fare? Tanto un buco 50 lire Dove buco? Dove buca, basta che buchi sul tondo. Signora, mi dà le caramelle? Subito. Ah! Passi una mazza brutta faccia da rimbambito. A tradimento me l'ha fatto. Oh, ecco fatto. E il cavaliere dov'è? Eccolo là, sta a chiacchierare. Senta un po', ma lei lo sa dove sta Florida? E come no, modestamente, io sono pratico. E allora andiamo avanti. Sì, sbrigati, che noi andiamo avanti. Cavali avanti, sempre avanti. No, la colpa è del padre. Andiamo. Che padre? Quello ha fatto la pennaccia proprio a me. Ma dica un po', ma lei non deve andare in nessun posto? Io no, che ci deve andare lei in qualche posto? Che questa è l'imitazione del bue? Oh, beh! Ah, questa è la pecora. Che è la sapà la gallina? No. Questo è il cavallo. La gallina fa cococode, 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 cococode. Che gli sembra proprio una gallina? Sì. Però a lei ci manca qualcuno che gli tiri il collo. Ah, ma però che tipo curioso, è così tanto grosso? Io però quei tipi lì li capisco mica, sa, ma per lì. È rosso? Rosso come di Vittorio. Mi ci faccia un segno di riconoscimento? La stella? No, per carità, non mi parli di stelle, faccio un... Una croce? Che è una croce. Ecco, benissimo, quant'è? 300. Ecco, aspetti che metto qui... Ma papà! Che c'è? Ha detto mamma, se dice il cocomelaro, devi mettere il cocomelo fresco. Rossi, mamma! Chi è? D'acqua.
300. Fatto male pure la gamba. 300. Che c'è? Scusi, tanto. Potrebbe mettermi nel suo ghiaccio questo cocombero? Ma non c'ho ghiaccio nemmeno per i miei. Permesso. Ma cosa fa? Che mi vuol fregare anche questo? Ma dico che mo' ricominciamo da capo col cocombero. Allora mi fa diventare pazzo lei. Ma questo è mio. È mio questo. C'è la stellina. Ma quale stellina? Te lo dico io, sì, ecco, guardi, lo vede? Tieni, prendi il cocombero. C'è la stellina, a lei fa male il sole, glielo dico io. Lei si deve mettere il cappello in testa. Sì, ma lei che segno mi aveva fatto? La croce. La croce, Eccolo là, non mi andare, questo. Oh, sto scherzo, me l'hanno fatto già l'altra volta. Non andare. Oh, ma che ci va a fare il sole? È buono, ce l'hai te. Sì, ce l'ho io. E allora va a prendere la cabina. Ci vado subito. Non ti sento mamanzio. No, il sole non scotta così. Ma sai, da qui non si muove, ha capito? Non ci vado a cambiare. Guarda il tempo che ci mette qui. Andiamo? Beh, allora, che cabina ti hanno dato? La 9. Lo sapevo io, con tante cabine che ci stanno, proprio la 9 ti dovevi far dare. Ma perché, la conosci, l'hai vista? No, ma siccome a te danno subito le bucerature, quando ti offrono una cosa, devi rifiutare, fatene un'altra. Io modestamente ho la 18. Ecco, sentite, 18, il doppio di noi. È bella la 18? Che ne so, ma meglio del 9 sarà. Beh, modestamente, se volete accettarla, io non ci... Già, dopo se il 9 è meglio. Ah, già. Ma insomma, che numero vuoi? Ma qualunque numero, tanto con te non ci sta niente da fare. Forse andavamo anzio. Certo. No, Marcella, spicciate, sta attenta agli appetti, non fa cascare. Bisogna stare attenti, queste cabine sono piene di buchi. Il mare com'è? È cattivo, sì. Oh, beh, quando diventa buono ci venite a chiamare. Ecco, andiamo, cara. Scusi, è fresca? Scusi. Ma non le pare? Vado a spogliare modestamente. Bagnino. Ecco qua. Vedi che ci è capitata la più brutta? Ma sono tutte uguali. De fuori, ma vedrai dentro. Tieni, ma chi sa? Si è cantata la chiave, andiamo sopra. Certo che queste cabine sono proprio piccolette, però. Grazie, un altro po' può dare la colpa delle cabine. Bello spegnere! Sì, è la voce del cavaliere. Io ho sempre detto che il cavaliere ha la faccia da posto. Sì, la cascata, forza, vedi? Oh, no, ci è cascato il suo coso, mi è cascato il cappello! Che bisogna fare i turni, bisogna spogliare solo il mondo! No, ma sì, me lo prima io! Ecco, voglio prima Marcella, va! Spiegate! Vabbè! Prego, signora, sacco! Grazie! Paura, lui sa tutto. È proprio per questo che c'ho paura. Come sei bella in costume. Chi devo guardare, le altre? Ma no. E allora chi devo guardare? Guarda me, ma occhi chiusi. Va bene, ma come faccio? Signori, vi volete accomodare? Dove vai? A far bagno. No, prima prendi l'ombrellone e il cocomero. Poi fa un buco fondo e ce lo metti in fresco. E mi raccomando che tengo più quel cocomero che a tuo padre. Namo, sbrigati, sei più lento di lui. Tutta sta roba senza la lira. Che ha detto? Ah, niente, beati gli orfani. La regge il ragazzino un momento. Ah, no, No, lui che c'ha più diritto. E basta questa prepotenza, capito? Via. Vabbè, devo chiudere la porta, no? Oh. Avanti, non perdiamo tempo, spogliamoci, no? E piano, un po' di garbo. Levate le mutande, via. Lasciami qua, alza la gambetta. Ma andiamo di fretta, no? Che scandalo! Su, prego. Ah, papà, e che sta a dire? Ma strappi tutto. Mamma, va piano. Su. Iole, vado a prendere un altro cocomero e torno subito. E chiuditi bene dentro, perché qui c'è un sacco di gente che appena vede una donna sola, chissà cosa si mette in testa. Mettete qualcosa anche te con questo sole. Sì, hai ragione.
e non aprire per nessun motivo. Io torno subito. Misericordia, chi è stato? Ma sto ragazzino bisogna che la pianta le fare per nato. Perché non si può divertire? Va bene, ma perché fai così? Vabbè, ma questo è un aeroplano volgare, figliolo mio. Ma lascialo perdere, va. Farina, andiamo uscito. Beh, tu che fai, te spogli? Aspetto che te ne vai. Ah, sì, te pare vero di restare solo? Beh, sbrigati che noi ti aspettiamo davanti alle onde. Ah, e scatta quella roba da mangiare, se no ce ne ci dice, capito? Va bene. E ti bambolare là dentro. Ah, guarda di non toccare la roba da mangiare, perché è contato tutto, capito? Oh, ma avete visto che roba? Un bambino così piccolo, un vero scandalo. Oh. Si può sapere come fa? Ha messo la boccuccia a cuore e ha fatto... Oh, oh, oh. Ma così piccolo, com'è riuscito a fare? Ma anche tu. Marco Gomme, non dove sta? Ho messo sotto terra, che sta zeppo per segnare. No, speriamo di ritrovarlo, sennò... Lei mi stava guardando dal buso. No, stavo cercando il pettine. E lo cerca nella mia cabina? No, inutile che ti chiudi dentro. Vergognoso, apri, apri, dico. Ma apri, già. Brutto po'. Ah, finalmente l'ho scoperto con l'amante. Mascalzon, versi, versi, dico, versi, versi, sa. Ma chi è questa? Non lo so, appena visto il cavaliere ha cominciato a strillare. Sto sporcaccion di me, non sapevo niente. Ah, non sapeva niente. Ah, se tu avessi saputo. E allora se ne posso sapere, questo è suo figlio, eh? Ma chi l'avrebbe detto un uomo così serio? Un momento, mi fate spiegare un minuto. Ma che mi ha spiegato? Qui tutto è chiaro. Almeno la potevi scegliere bella. Dai, bella lei è bella. Ma senti che mi offende pure. Ma fatemi spiegare un momento. La difendi pure la tua amante. Ma signora, sei amata? Lo senti che mi tratta da amante? C'ha ragione, perché se non è amata, me ne sarei dovuta accorgere prima. Apposta sei venuto a venire a Fiumicino. Apposta sei venuto a restare solo. Ma se lo tenga, se lo goda, sto maiale. Io piuttosto che sta già siamo in altri 5 minuti, e vado a buttare male, me vado. Anzi, mi ci vado a buttare subito, io e l'anima innocente! Sua moglie è matta, sta! Oh, vabbè, quello è un colpo di sole che gli ha fatto male, non ci faccia caso. Allora che devo far caso? Adesso vado a chiamare mio marito e le faccio vedere a lei e a sua moglie. Calma, calma, ha ragione, il cavaliere, non potete confidare con me. Oh. Quale confidare? Ma di questa relazione io l'ho saputo adesso, scusi signore, non sapevo niente. Io vi avrei evitato un guaio. Ma quale guaio? Un guaio siete voi, ragioniere, ma lasciate perdere. Insomma, questo schifoso mi guardava dal buco. Una guardata di buco d'amante. Ma quale amante? A questo gli ha fatto male il sole come a mia moglie, ecco, sono impazzito. No, io dicevo, io modestamente. Signori, scusi che l'ho guardato. Ah, mi scusi, vergognosa, ma che ha fatto pagare cara? Venga qua, signore, che vuol far pagare. Non faccia stupidaggini, lei deve capire. Se vuole un appuntamento, io glielo combino io. Ma che appuntamento? Me la si sta, sai, me la si sta. Che mondo. Oh, ma che ti sei messa a testa, scusa? Ma senti, ma come puoi immaginare che io qui proprio con i ragazzini, con te, e poi con quella donna? Ah, quella, perché se era un'altra, sì, lo vedi che confessi? Chissà quante me ne fai mentre io sto a casa a lavorare tutta estate in ufficio. Ma la ricordati, anche ce l'ho pure io i mosconi che mangino e non torno. E ricordati che non sono né brutta né vecchia e che me ne voglio godere questi ultimi anni che me ne entro da campà. Tanto sono così pochi, so. Cioè, tu la devi finire con questi ultimi anni pochi da campà, perché se no muoio io. Scusa, ma è possibile che un posto faccia il nemico che dici che ho salutato una donna? Io poi non ho avuto mai dubbi su te, che pure avrei avuto dei motivi. Oh, che manzi non amo? Perché, scusa, c'è qualcuno che può credere che questo è mio figlio, guardi la faccia. Oh. Allora l'avrei dovuto tradire con un scimpanzé. Sta zitto. E poi non ti permettere di farti discorsi con me, hai capito? Sta zitto! Sarà stata la moglie. Di che? Del giardino zoologico. Ma quanto sei scemo, è meglio che me ne vado, se non ti spesso la testa. Oddio, oddio, oddio.
Signora, ma come le sta bene questo costume? Come la sfina! Non è il costume, è quello là che mi ha ridotto pelle e ossa! Cavaliere, che vi siete fatto? Fate vedere! Questa è una spina, bisogna toglierla, c'è pericolo di infezione! No, vieni il tetano, che c'è poco, si taglia in 24 ore! Piano, la tolgo io, la sfilo io! Piano, un po' di pazienza, calma! Ehi! Lo vedi? Mamma mia, com'è che... Cavaliere, state qua, io vado al pronto soccorso, torno e vi faccio la medicazione. Non vi muovete, c'è pericolo di sentice mia. Non vi muovete, eh? E come vi muovo? Che ha attaccato una cica? Ma che ho attaccato una cica? Mi sono fatto male con la scheggia. Che è una scheggia di bomba? Ma che scheggia di bomba? Una scheggia di legno? Che ci sono le bombe di legno? Ma che bombe di legno? Io volevo e mi si è ficcata la scheggia nel piede. Ma pure qui vengi. Ma dovevi capitare proprio nello stabilimento mio, te. Che è suo sto stabilimento? Ma che c'entra? Ho detto che è mio perché sto a fare i bagni qui. Che significa che è mio? Ah, non è di queste parti, lei? No, io sto a Roma. Che è suo a Roma? Oh, senti, io c'ho un piede che mi fa male, mi minaccia l'infezione. Te ne vuoi andare? Che se me ne vado io l'infezione gli è fatta? Purtroppo l'infezione rimane. Allora è meglio che rimanga io, così l'infezione se ne va. No, preferisco l'infezione. Che gli fa compagnia? Ma senti, ma che vuoi fare un bagno te? Che volevo fare una gara dei tuffi? Sì, ma prima cominci te! Guardi che qui si tocca, è meglio che se butti più là! Ma te ne vuoi andare? Ma te ne vuoi andare davanti all'occhi mia? Te ne vuoi andare? E dove devo andare? Ma morire ammazzato! Ammappelo, sempre arrabbiato, guarda che tipo! Ammappete! Papà, che mamma mi ha detto a bravo, zitto mio in faccia, papà, non strigne tanto! Cavaliere, siamo salvi! Ecco qua. Che? La cosa, la ragnatela per metterlo sulla ferita, guarisce subito. Ma io l'ho detto sulla ferita, sta zozzeria, ma andiamo. Che zozzeria? Quella evita l'amputazione. Ma quale amputazione? Ma che invece l'impazzito? Cavaliere, la sentice mia. Andiamo, non perdiamo tempo. Un momento. Chi di voi è quel porco che si è permesso di guardare mia moglie dal buco? Un momento, buco non buco, innanzitutto modere la voce. Ma lei chi è? Io sono l'amico, è un mio amico, è forestiero, è arabo lui. Arabo? Non lo vedo. Non è quello dei cocomeri? Ai, nai, picchia, 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 nai, tocca, 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 vai. Io capisco l'arabo, continui a parlare. Nick, molto tanto, tu fendisci, vuol sì, che te che l'arabo, non so, soldi del gaggete. Gana, gana, puni, che la sa, puni, bahala, puni, se va, puni, per la gata, da sei teme, puni, araba da casa, in di bene. No, non ho capito niente. Neanche io. Rifacciamo da capo. Io non ho tempo da perdere. E questo ragazzino chi è? Il figlio dell'arabo. Non lo vedo che. Non lo vedo che è figlio d'arabo. Vediamo se capisce e parla l'arabo. Cara, unni perché sarà patacatane, catone. Cos'è questo? Insomma, volete prendermi in giro, eh? Come si muove? Non mette le mani addosso, voglio sapere chi è stato quel porco. E se muove? Pure si muove. Non mette le mani addosso al porco. Margherita, senti. Non mi ti avvicinare, che la tua amante ti ha cacciato via anche lei? Non incominciare pure te coi che? Qua l'amante, a me mi era caduto il pettine nella fessura, stavo per cercarlo e è venuto questo disgraziato modestamente di ragioniere, mi ha aperto la porta di colpo, quello mi ha visto a pecorone e ha cominciato a strillare, capisci? Che bella scusa, il pettine. Te potevi far aiutare il ragioniere a trovare una scusa meglio. Bisogna essere moderni, signora. L'uomo è cacciatore. L'uomo... Ha ragioniere, perché è andato a fantuffo? È una buona idea, permesso. È andato a fantuffo. Che, avevi paura che ti scoprisse gli altarini? Ma quale altarini? Potevi credere, senti a me. Che ti sei fatto? E per quella pressa a te, la scheggia di bomba del legno. Che bomba, la scheggia di legno, mi si è ficcata nel dedone. Che, ma me è pure l'infezione, capisci? Fammi vedere. Che mi vuoi rompere la gamba, ma che, non si è rotto niente. E che qua se deve rompere? Andiamo, va a fare il bagno che ti disinfetta. Su, spicciati, andiamo, va via. Sì. Ma come, c'è tanto iodio come se ti mettessi la tintura, no? Via, fa presto, andiamo. Aspetta, io... Ehi, che grazia!
Va bene, ma... ragazzi, via qua. Che? Portali alla mammina. Gnappè, vieni qua. No, siccome la panza non va, chi la fa la salva io? T'ho detto di venire qua. Papà, chi fa fuoco? La colpa è tua. Ci starebbe bene, va. Dica, signora. Bagnate un po' per volta, sennò te vi la polmonite. Ma se l'ho mai gelata. No, attenzione, qua, attenzione. No, a calma, bisogna tenersi a calma. Ma proprio, sgonfiarsi, proprio. No, ecco, la pancia sotto, sotto. Così, bravo. Ecco, cavaliere. Lei se si vuole tenere a calma, ma lei deve dare a me, è vero? Perché io, guarda, se la pianta pecorino. Perché io ho un capitano, di uno zio, capitano di marina, e che non... Pecorino, la pianta! E sta fermo! Oh, perché è scostumato per ragazzo. Dunque, lei si deve tenere in tazione... Mannaggia, ma che quel ragazzo umile di Dio! Ma che ne è? Ho capito! Ma che ne è? Senti, Pecorino, sono la pianta! Sono la... Oh, è il secchio mio! Ma che schifo! Suo marito scherza e sta giocando a palombaro. Ma niente, credete fare della gente con quel secchio in testa a far buffone? Ma lasci dal mare, sì o no? Zitta, venga su, signorina, venga su, largo lì. Cavaliere, io vado per Simone aperto. Sì. Ciao. Vabbè, ma che stai facendo? Speriamo invece che avete tutto e dite così. Beh, come ti sta il piede? No, ma mettete a sedere, riposate un minuto. Su! Ma che hai fatto? È libera questa sdraio? È liberissima. Grazie, cameriere. Grazie. Ecco qua. Ma come sono comodo queste sdraio, è vero? Scusi, ragioniere, le dispiacerebbe... siccome mi fa male il piede... Per carità, cameriere, ma noi ci mancherebbe... Grazie, scusi, non ci avevo pensato... Accomodatevi. Senti, io so che può. Vado a mettere l'acqua, scendo a quel moscone là. Bruciata al sole. Ecco là, vedi. Va, cammina. È come una creatura. Non ti bruciare al sole, hai capito? Dove ci mettiamo? Qui, ci mettiamo qui.
Siedi. Tu potevi lasciarlo in cabina che sto cocomero. No, corpo del diavolo. È il quarto cocomero della giornata. Se non lo tengo d'occhio, succederà qualche diavoleria anche a questo. Sentite, copriti la testa che il sole è forte. Sì. E riposati che questa notte non hai dormito mai. Sì, hai ragione. Hai ragione. Che destino maledetto! Anche questa. Ma Berto, cosa fai? Ma Berto! Ciao! Se va un'altra volta sotto la rena, me ne vado via, adesso da Pio! Ma Berto! Ma Berto! Ciao! E dove sono? E dove sono? È il mio cocomero! Ma Berto! Ha sparito Berto. Anche il quarto cocomero! Non mi mandare il pallone in faccia che te faccio vedere io, sai. Sì, non pia troppo sole. Girate che sennò te bruci, fra due minuti poi te rigiri. Namo, girate. Ma che mi ha preso un po' là, lo spiedo? Gira, maglietta, papà. Porta via il pallone. Scusate, tanto non vi guardo, vedete? Fate pure, fate pure. Fate gentili con me, siete gentili. Io pure non vi guardo, è una forma di gentilezza. Ecco, adesso baciatevi pure, fate come pare, come frega niente. Mascalzone, non l'ho trovato. Calmate, calmate, andiamo. Cosa hai fatto con quel cocomero? L'ho svuotato, almeno ti servirà qualcosa. Ti riparerà da sole. Buona idea. Mettete qua, vieni qua e fate una sabbiatura. Così ti riposi un pochino, perché questa notte te che mai dormivo, sa. Avanti. Oh, bravo. Qui, qui. Maglino, non tirate in faccia. Tirate al petto. E ricordate che buca fatta a capo A. Resto a cocomero. Che sono stata qua? Che colpa mia se è volato il sì? Guarda che bisogna lo ritrovi, Ah, sì. Beh. Oh, te sono cresciuto in bacco. No, mi volevo il cappello, mi sono messo il cinturino. Ma che sta a fare qui? Si è spostato il cocombro, ha perduto il ceppo. Ha perduto il si è spostato il cocombro. Avevano in guarda che se non trovi il cocombro... Calani, io credo che se lo sono rubato. Ah, sì? Da questa parte ci sono i ladri di cocombri. Io poco ho visto uno che passava con una faccia di cocombro. Ma che dite, cavaliere, mi fate diventare matto? Un uomo che passava con un cocombro e una faccia... Sospetta, mi pare. Andiamo a vedere. E allora andiamo. Tu intanto cerca, Scava, 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 che se non trovi il cocombro l'ammazzo. Cercalo. E stia attento che dorme, sa. Io vado a fare il bagno. Bagnino! Bagnino, mamma si affoga! Dove? Là! Lo vedete, cavaliere? Lo vedete? Si è portato via la pala. Si è rubato un cocombre, l'asciugamano e la pala. E come... È il sistema della cleptomania. Quindi sono clepto, cocombre, asciugamano, palimaniaci. Io a quel ragazzino io l'ho detto. Metti il cocombero sotto la rena. Sotto al sole è caldo. Cavalì, modestamente, ce lo vogliamo mangiare questo cocombero? Vabbè, ma bisogna portarlo in ghiacciaio. No, se lo portiamo in ghiacciaio ed è bianco. Facciamoci un tassello. Ma come il tassello? No, poi perde il sapore. No. Ci va la rena dentro. Piccolo, piccolo. Per carità. Guardate, cavalì. Adesso vi faccio vedere io, cavalì. Quello è facile. Quello si fa prima uno spacco. Così. Oppure si può fare il tassello, un bel tassello quadrato, profondo, e si vede se è rosso. Perché poi se no ci va la rena dentro, per sentire se è rosso, si fa così, guardate. È granito, sì, è come no. Sentite? No, ecco. È che fischio. Mamma mia. È che? Mamma mia.
Cavaliere, questo si muove, questo fa vermi. Vedete come si muove, cavaliere? Beh, cavaliere, non capisco, che è so? Io non lo tocco, ho paura. Chiamiamo qualcuno. Vedete come si muove? È un trucco! Si è truccato da una gomera! Scappate, scappate! Scappate, cavaliere, scappate, si insegue! La vede, si fanno le infezioni, poi bisogna amputare la gamba. Cosa crede lei? Cosa la pazzi? Non lasci stare, non lo sveglio, l'abbiamo cloroformizzato. Perché ha bisogno di amputarsi qualche cosa? Il braccio forse si metta lì. No, ma io veramente... Lo vuole essere amputato subito? Io lo taglio subito. No. E allora ci lasci, sbagliato. Ci lasci. Ci lasci lavorare in pace. Mi è andato via, cavaliere. Oddio. Ti metti tutto a posto? Tutto a posto. Mamma mia, mamma mia. Oddio, 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 oddio. Che vuole fare? Guardate di là voi. Sì, io guardo di qua, voi dall'altra parte. Non mi pare che non ci sia. Ecco la campanina! Faccio una sabbiatura. Ecco. Sì. E che c'è qua sotto? Oddio, che è questa cosa? Ecco dove stava il cocco. Lo vedi? Lo vedo. Sto scemo ci si mette sopra, rischio di schiacciarlo. Copri, tu, Rina. No, che almeno momento, non lo vedremo più. Cavaliere, ma che fai? Ragione, che siete matti? Ma che fai? E che vi volete lasciare fuori? Vabbè, ma questa è una fossa per uno, dico mica. Fate due piazze. Ma quali due piazze? Ragioniere, voi mettete a bocca sotto il sole. Va bene, ma... Tiratemi, Rina. Ma ragioniere, che c'è? Ma che siete matto? Ma avete mangiato la rena così? Avete detto copritevi. Margherì. Senti, siccome il vento mi manda il polverino nell'occhio, copriamo che con l'asciugamano. Tirate giusto i baffi, no? Grazie. Ma guarda che fantasia. È una voglia da faghiro. Sì, adesso te copro, così. Margherì. E mi manda il polverino nell'occhio, aspetta, poi mi monta sopra da nessuno, eh? Ma no, ti ho detto che ci sto io qua e chi si muove? Signora, sia tranquilla, adesso ci mettiamo un segno. Ma che fa? Ma scusi, è matto? Non c'è sangue, no. Niente, cavaliere, mi sono fatto male, ma non c'è sangue. Signora, se mi permettete, mi vado a fare un po' di ginnastica. Sì, bravo, vada, gli fa bene. Sì. Ma dove trovate questo? Mannaggia, proprio qua deve fare i caprioli, quello. Che c'è? C'è mio marito qua sotto. Qui sotto? Sì, l'hanno sotterrato poco fa. Scusi, condoglianze. Ma che ha capito qui? Mannaggia, guarda quel ragazzino là. Gnappo! Gnappetta! Signora, mi dispiace, ma i ragazzini è meglio lasciarli stare. Ragioniere, guardi, io non sguardo lei. A me mi tocca sta a fare guardia a quell'altro laggiù. Da se uno deve passare una giornata in pace al mare, lo stanno a far dannare. Che c'è? C'è, che quello è proprio figlio tuo, sempre in mezzo alle donne. Oddio. Ho sbagliato asciugamano. Mamma mia, che macello! Oddio! Che ragioniere! Ragioniere, che è successo? Guardi! Che schifo! Mamma mia, che cosa schifosa!
E che ha fatto? Ha bucato. Ecco, come liscio, come è schiacciato. Ho fatto una pizza. La napoletana? Ma no, una pizza di lui. Ah, a proposito di mangiare, signore, ma perché non mangiamo qualche cosa? Ma che vuoi mangiare? Ma gli può far bene, lo rigonfi, lo rimette. Cavaliere, vogliamo mangiare qualche cosetta? Sì, cavaliere? Volete, sì, cavaliere? Ha detto di sì con gli occhietti, ha fatto così. L'ha messo subito. Pecorino, non c'è mai quello. Se permettete, ci vado io. No, assolutamente no. Signore, per carità, io non do con niente. A me la roba degli altri mi fa schifo. Ma chi ci pensa a ste cose? Tanto è tutto comprato. Modestamente, io prendo l'asciugamani perché... Perché è suo quello? No, è della padrona di casa. È come se fosse mia, ma è meglio avere che... Mamma, come va papà Sofia Tommaso? Ah, vieni qua, figlio di mamma, vieni. Mamma mia. Che bestiaccia! Oddio! Quello morto! Questa sparata come la posso entrare! Aspettate un momento, che ora ci penso io! Prendo le pinzette e la buco nella cabina di quello schifoso di passaguai! Vedrai! E dammi le forbici! Lassù c'è un nodo, vedi? C'è un nodo, aspetta un momento! Ora vedrai! Attenta, c'è il sottile! Dammi la bestiaccia! Io vorrei che quando entra in cabina gli mordesse i piedi. Guarda il sole che ti sei preso dopo tutte le raccomandazioni che ti ho fatto. Questa è la questione del primo grado, so. Lo sai? È vero, papà, sei proprio rosso. Vabbè, cosa fa? Lava la pelle, mo. Oh. Ecco qua, signore. Ah, bravo, ragioniere. Qui, cavaliere, che la faccia è guarita. Sì, bravo. Ecco qua. Ma che fai? Niente, una medicazione, aspetta. Ma che è sta roba? Che è? Peperone, c'è l'unto, c'è l'olio, te fa bene. Ma che sei matta a stupirarmi un peperone sulla schiena? Ma perché? C'è qualcosa di male? Niente, è l'appuntamento con qualcuno che arriccia il nasino, no? Ma manco voglio andare a girare qua la puzza con le mosche e me che la presto, ammetto peperone. Ecco, hai visto? Grazie. Ma che hai fatto? Ecco, ho fatto, quello si mette sempre davanti, ma deve essere contento quando io tiro la roba in faccia, perché mi ringrazia sempre. Ecco qua. Ragioni, scusi, mi passi quel pacchetto. Ecco, grazie tante, grazie. Ecco qua. Che è? Ma non so, chi mi pare che sia la sabbia? No, cavaliere, il pepe macinato grosso. No, grazie, no, mi fa male il fegato. Siete in portiere. Vedi, mi appetta. Ma non c'è la sabbia qua. No, è pepe. Non c'è la sabbia. Ma che è vero, tutto pieno di sabbia. Ma come può essere sta storia? Ma volete il pezzo? Prendete. No, cavaliere, no, che? Vabbè, non mi piace. No, il pezzo di... No, non mi piace. Che è successo? Oh, Dio, guarda qui, Ma come ha fatto quella bestia andare in mezzo al pane? Se può sapere? Non lo fa. Come non lo fai? No, dico, non lo fa. Ma che vuol dire non farlo? Si sa già che mi tocca fare tutto a me qua dentro. Ma dico, non lo fa. Come chi lo fa? Vabbè, se non lo può fare te, lo farà il ragioniere, lo farà. No, io non lo faccio per questione di principio, ecco. Io ma ti ammazzate! Che sono queste parolacce? Vedi, ma se ammazzate lo capisce, non lo capisce! E va bene, calmatevi. Non si può mangiare sta roba. E andiamo a mangiare in ristorante. Ecco, sì, i soldi! I fondi, soldi di denaro. In cabina. No, tu non ti muovi per niente da qui, ecco. Ci va il ragioniere. Signora, ci vado io. Se permettete, mi porto l'ombrello, perché poco prima ho preso un colpo di sole in testa. Non sa l'ombrellone, il ragioniere. Nella vasca. Signorina, dove va? A dove vuole che vada? Con questo sole. Cosa? Vuole compagnia, senza cerimonie. La vuole? Senta, guardi, non è proprio il caso. Perché, signorina? Le offro un po' d'ombra, se non le dispiace. La gradisce. Se la tenga per lei, l'ombra. Frescura. Io la seguo, signorina, senta. Signorina, dove va? Venga qui, andiamo. Di dove è lei? Ma insomma... Io sono una... Mi lasci passare. Mamma mia, scusi.
tornare del cocomeraio. Guarda se si vede sto scemo del ragioniere. Ma dai, è tempo, no? Tanto potremmo ordinare. Ah, no, non bazzardo ordinare se non so i soldi. Perché? E poi se è successo qualche cosa, ma andava a finire pure in galera. Quanto sei esagerato. Ma tu che guardi? Io guardo il mare. Che non si può guardare il mare? Vabbè, il mare, tieni, guarda. A prego lì! Che vuoi? Via qua, invece. Ma mezzo le donne stai? No, ma su, via qua! Dovrebbe sta qua. E io vado a vedere che ha fatto. Non puoi stare fermo. No, non posso stare fermo, ho fame, non posso. A chi lo dici? C'ho tanta fame io. Tu non ve muovete. Cerca di spicciarti, capito? E che ci metto? Va bene. Guarda che i ragazzi qua vanno a mangiare, andiamo. Io vado a vedere che lo riconosco da ombrellone, deve essere dal cocomeraro. Ma che fa, se li rivende? No, me li mangio. Ma non è un saluto militare, mi riparo dal sole. 300 l'ombrello. Sì, 300 lire, lo so, venga qua, mi faccio un tassello. Adesso io faccio. Un tipo con un ombrellone a fiorami. Mi pare che sia andato da qua. Ah, grazie. Sì, sì. Ragioniere. Ma perché gli altri erano pieni? Non lo so, non li ho assaggiati. Non è ora del cocombro, ragioniere. Ah, dimpa, hai preso tutto? Te sei scordato niente? Sì, ho preso tutto. Andiamo. Andiamo sì, che stiamo a fare? Scusi tanto, signore. Prego, prego. Oh, eccola, no, eccola. Che è aperta. Qui non c'è niente. Oh, signora. Signora, qui hanno rubato tutto. E dove? Qui, alla 9, alla cabina 9. Lei non ha visto i ladri? Io non ho visto nessuno. Oh, beh, si capisce, lei sta lì a fumare, tranquilla. Non c'è niente, niente. Non hanno lasciato uno spillo. Che mondo. Che brutto mondo! Beh, che mi è successo? Niente, che mi ha succedere? Il ragioniere l'ha visto? Sì, ma non era lui. Come non era lui? Guarda, vabbè, era lui, ma non era lui. Qui bisogna ordinare perché i ragazzini hanno fame, capito? Cameriere? Cameriere! Ma che è sordo? Ma mentre, sto a far conto. Ma guarda se può venire quello lì. Cameriere! Qua, capito? Ma venì qui un momento. Fate fare giù. Ma che è sparito? E te ne so io. Ma io non so. È proprio sparito, c'è più. Ma che sei matto? Ma te butti in acqua all'improvviso così? Faceva caldo, capito? Oh. Signora Margherita! Dovete essere forte! Dovete essere forte! Questi furti purtroppo sulla spiaggia accadono. Ma che è successo? Parlate, ragioniamo, fatevi ancora. Dovete essere forte, capisco che perdere tutti i vestiti. Vi hanno rubato tutto. Ma io ti sono rubato i vestiti! Tutto. La cabina numero 9 è completamente vuota! Mamma, hanno rubato pure il portafoglio! Perché volevi che te lo lasciassero il portafoglio? Sì, ci muo' lasciavano, era meglio! Ma sei contenta adesso? Perché la colpa è mia? Se andava avanti o succedeva? Guarda che li voglio tutti i vestiti, hai capito? Basta, non facciamo confusione! Un momento! Sì. Non ci perdiamo d'animo, vuoi andare a perlustrare le cabine? Vabbè! Io vado in direzione intanto! Sì, va bene, cavaliere! Sì, una forza di pace! Datemi la mano, cavaliere! Io prendo il tuo comodo, cavaliere! La colpa no, la colpa è di quello scemo di tuo padre che sta a fare il bagno mentre ci rubano la roba. No, ma venite presso a me, corsa, Marcella, sta attenta agli affetti. Ma che fate? Che combinate? Ma guarda, un uomo a mare! Poi un uomo a mare! Qui! Ma che uomo, sono io! Qua, datemi la mano! Beh, sì, così ricasco! No! Perché non mi aiutate voi? Non mi aiutate! Che faccio? Andare la mia moglie, andare! Sì! Io vado in direzione, a nuoto. Che fa, Maradona? Ma che Maradona? Mi hanno rubato i vestiti e vado dal direttore. Oh, che gli ha rubato il direttore? Ma no, vado in direzione a reclamare perché mi hanno rubato i vestiti. Che gli hanno rubato i ladri? Ma chiaro che me l'hanno rubato. Dicevo, che gli hanno rubato i ladri? No, me l'hanno rubato i pompieri. Che i pompieri rubano i vestiti e i ladri spengono gli incendi? Senti, io ho moglie e figli e non voglio andare a finire in galera, eh? Perché chi c'ha moglie e figli va a finire in galera? Sì, se incontra un tipo come te va a finire in galera. Allora io non ci vado a finire in galera perché non ho moglie e figli. No, tu sai va a finire. Dove? Sai dove va a finire? Dove? Guarda, vedi adesso, te lo dico io dove va a finire. Vedi, al pronto sta... Oddio! Che si è fatto male? Oddio, battere! Che non mi dice più il posto dove devo andare? Sì, te lo dico! Dove? Ma mori ammazzato!
Ma però, mannaggia, ma tutti a me mi devono capitare. Oddio, adesso come fa a ritornare a Roma senza vestiti? Me lo dici te? Ah, no, non reggi sto cocombero. Beh, ma qua c'è tu. Ma quanto è frescone quel ragioniere. Ha voluto fare lo spiritoso, ha voluto fare. Ah, eccolo qua. Ragioniere. Dite, signor, dite. Ma quanto siete simpatici. Perché? Volevate fare gli scherzetti. Signor, quale scherzetti? Ma come, ho furto, ma volo. E qua c'è tu. Eccolo. Signore, io vi giuro su questi occhi di falco, quando io sono entrato qui, non c'era niente. Ah, ma voi il furto ve lo siete sognato, ve lo signora, dico io. Signora, modestamente io non sogno mai cose brutte. Io sogno sempre cose buone. Questa è la 9, qui non c'era niente. Ma come, eccola lì, guardate, altro che se la 9, sapete leggere. Bisogna andare a cercare tuo padre in direzione subito, per l'amor di Dio. Se no quello si mette a litigare col direttore. Sì, signora Margherita. Ma sicuro che è proprio una cosa strana. Porta, capito? Ma si calmi. Ma che si calmi. Ma si calmi, non ha visto che ho mandato il capo Bagnino a fare il sopralluogo? Ma che mi frega del sopralluogo? Che hanno ammazzato qualcuno, io li voglio i vestiti. Tutti i nostri vestiti, capito? Ma qui c'è tutto. Non fate scandalo. No, ma lo devono sapere tutti, eravamo 5 persone, c'era molta roba nuova, io c'avevo un vestito blu a righette. Ecco qua, non hanno rubato niente. Questo è il suo abito blu? Sì, la roba che si scolorisce, la stoffa, se avesse righette blu. Hai visto che è stato ritrovato, non se ne parla più. Vabbè, però io non capisco come mai il ragioniere ha detto che avevano rubato tutto, mai la cosa. Mo' il cappello mi si è messo via. Ma guarda che tipo. Oh. Ma se può sapere che è tutta sta roba? Sì, stavo in direzione, si vede che hanno capito che con me c'era poco da scherzare, mi hanno ridato tutto, tutta la roba. Però se parte là in direzione? Tutto, niente. Ora mi porti subito indietro, perché la roba nostra sta in cabina, l'ho vista io, e che sono scema io? E che sono scema io, scusa, e che è questa la vestaglia del bagnino, questa qui? È la vestaglia del bagnino? No, questa non è, non è. Chi è? Questa è tua. Ma com'è possibile? Questa è tua, prendi. Prima ce l'avevamo più niente, ma ce l'avevamo in doppio. Ma come la sta facendo? E che ne so, se vede che avete preso il tuo. Io mi sono stufata, ma io ritorno a casa, capito? La giornata così, ma che inferno se mi ha passato! Sei libera. Qui poi, qui ci stanno le tre grazie. Vai, vediamo la 9. Oh, questa è vuota, mettila in nota. Io non riesco a capire com'è andata questa storia. Che mondo, che strano mondo. Ma come, 5 minuti fa? Era piena. Eppure, signora, per l'abbiamo mettete, vista proprio noi, è vero, ragioniere? È un mistero. Vabbè, non perdiamo tempo, su, avanti, entrate, vestitevi. Vestivesi che prima andiamo via, meglio io. Su. Gregori, esci, va, chiude la porta, non perdere. Tu spicciate, fate presto. No, già, pure le palette, se può. Senti, io vado al bar a piare una bibita che c'ho una sede, tu non ti muovi, eh? Oh, commendatore, che piacere. Come mai da queste parti? La macchina. Sì, vabbè, la macchina la metto a posto dopo, poi vi darò la mancia. Stavo dicendo, come mai una spiaggia così popolare, non certo del suo rango? Mi prendi in giro, Ma io non mi offendo. Sono stato a casa tua, ho saputo dalla cameriera che eri partito e sono giunto a destinazione. 280 km all'ora, ho fatto per raggiungerti. Piuttosto non sarebbe meglio andarcene di qua, no? No, sto benissimo qui, ormai ci sono e ci resto. Ma perché? Questa è una spiaggia volgare, suburra. Non preferiresti una spiaggia, diciamo così, capricciosa? No, mi piace qui, mi piace moltissimo. Peccato, piccola carnefice, perché ti avrei portato a Capri. Beh, pazienza, non importa. Che cabinai? Numero 9. Il numero 9? Sì. Molto bene. Adesso vado a prendere una cabina per me. Magari la decima, con il bagno. Il bagno poi lo faccio dopo. Addio, cara. Ciao, Ciao. Hai vinto tu, piccola dittatrice. Su, prendi quella paletta. Andiamo, via. Beh, tu padre è ido? Al bar. Dove sta sto bar? E che so, starò là. Noi andiamo avanti, tu non ti muovi qui, sennò gli rubano i vestiti. Via, bello di mamma, via con me. Scusi, ma un'altra volta lei. La ringrazio per la sua forma di gentilezza. Ma, quale gentilezza? Non puoi immaginare quanto mi ha fatto felice. Perché io facendo così l'ho fatto certo, felice. Certo, tanto, Ma io non capisco. Sì, capisco che in questo caldo un po' di birra fresca. Ma se è per farlo felice, sente fresco così. Addio. Allora, se lei permette, io... Sì, paghi lei, se l'è goduta lei la birra. Ma... Che cavolo di tipo è io, no?
Ma che è matta, scusi? Ah, oh, è lei! Ma cosa fa qui nella mia cabina? Ma cosa fa piuttosto lei nella mia cabina, scusi? Questa è la 9, la mia cabina. Ma questa è la mia, mi è stata segnata 5 minuti fa. Io ci capisco niente, ma è la 9 questa, eh? Sì. E allora che sta l'hanno data a me? Che sta a fare lei qui? Ma sono venuta al mare col commendatore, una gita innocente. Sì, capisco. Anzi, sarà qui a minuti, la prego, esca, per carità. Sì, esca, sì. La prego. Marisa, sei pronta? No, caro, non ancora. Aspettami sulla spiaggia. Benissimo, allora ti attendo così. Dottor Villetti. Oh, buongiorno, signora Passaguai. Ma pure lei al mare? Sì, sono liberato, ho fatto una piccola corsettina. Bella giornata, vero? Ma mi è sembrato un pochettino... No, me lasci perdere, commendatore, ho passato una giornata che manca l'inferno. Ah, sì? Se dava retta a me, anzi, doveva mandare. E invece che è successo? Sto cercando mio marito dappertutto, non mi riesce di trovarlo. Oh, santo cielo. Chissà fosse tornato un cammino. No, è occupata. Occupata? Sì, occupatissima. E da chi? Da mia moglie, no? La signora, oh, permette che la saluti. No, perbacco. Eccolo giù in fondo vostro marito, lo vedete? Sta attraversando vicino a quella cabina a strisce bianche e blu, lo vedete? Adesso che va via lei, esca subito, eh? Ma è sicuro che sia proprio lui? Ma certamente i miei globi oculari non falliscono mai, signora. Grazie tanto. Ah, ecco qua mio figlio, Pecorino! Gino Cori, vai a chiamare tuo padre, digli che aspetto qua! Spicciate, capito? Grazie tante, sa, commendatore. Beh? Ah, ma io papà non ho visto. Oggi che sono andato. Ma per forza, tu sei andato da quella parte, mentre invece suo marito ha girato dietro le cabine laggiù in fondo. Ma visto? Allora andiamo, spicciate, sì. Vado là, che noi passiamo da quest'altra parte. Ecco, che ma no, pratenaglia. Grazie tanto. Prego, arrivederci, signora. Super, arrivederci. Bravo. Allora senti, piccola cara, per evitare un secondo incontro, ti attendo sulla veranda al mare, laggiù in fondo. Ciao. Se ne sono andati. E bisognerebbe accertarsene. Sì, aspetta. La metto qua. Se mi viene a tiro, l'accomodo io. Senta, è meglio che lei muti sopra, sì, perché guarda dall'acqua. Va bene. Ecco. Ehi, ma che hai? Tutto unto? No, è una specialità americana. Per la tintarella? Sì, è il peperone americano con cerciole. Sì, ma si scivola. Spuzza pure. Senta, è meglio che si metta sotto io? Lei. Sì. Mi avvolto sopra io, dato non peso mica. Che scandalo, facci vedere. Sì. No, è meglio di no. No, dobbiamo vedere anche noi. Piano, piano. Sì, piano. Quanto pesa? Non lo so, è tanto tempo che non mi pesa. Ecco, mi tiri un po' più su perché non ci vedo bene, capito? Più non su. Ce l'accio. Oddio, siete capocciata, cottata. Cos'è stato? Ma non lo so, chi... Come... Beh, adesso se ne sono andati. Scappi, la prego. Sì. Se ne vada. Ma prima voglio assicurarmi, eh? Che ha fatto? Che male. Chi lo dice? Oh, eccomi qua. E il cameriere? Lo sto cercando. Ah, lo sai. Ha visto nella cabina? No, in cabina non c'è. Non c'è nella cabina? Ecco. Ma... signora, io non so se ho le trabeccole, ma suo marito è nella cabina. In cabina? Io non sono cieco, modestamente, stava lì. Ha visto mio marito? Ha fatto capocciare e è rientrato. In cabina? Sì. C'è ragionier Mazza con mia moglie, stanno parlando. E vi ha visto? Non lo so, ci ho fatto caso perché nella confusione. Oh. Bisogna guardare di lassù se vengono. Salga sulle spalle, non faccia caso al peperone. Sì. Oh. Signora? E chi è? La signora Passaguai. Le dispiacerebbe aprire un momento che mi sono scordata una cosa in cabina? Qui non c'è nulla. Ah no? Pure qualcosa c'è! C'è questo zolle di mio marito lì dentro! Apri! Apri, brutta mascherzone, adesso non potrei negare più! Ti ci ho pizzicato finalmente! Apri! Apri! I tacchi mi sfondano la schiena. Presto, è questione di vita e di morte, dobbiamo salvare un signore! Ci sono 5.000 lire per te, presto! Su. Voglio vedere se chiusi qua dentro il maledetto destino ci perseguita ancora. Fuori! Signori, io raggiungo mia moglie e vado via con lei, eh? E così voi potete uscire tranquillamente. Thank you.
panzone, dov'è? Posso? Berto! Berto! Buona, buona Iole! Oddio, oddio. Buona, in fondo è buona gente! Sai, un poco per più, un poco per meno! Non è niente! Berto, Berto, perché metti nella testa così, Berto? È meglio! Fammi ti guardare! Perché mi guardi a fame, hai visto tante volte! Signore, come mai ancora da queste parti, eh? Caro commendatore, qui stanno succedendo delle cose schifose! Eh? Ma lo sa che quel maiale di mia ma... Ma già, pure lei, caro commendatore! Io? Che cosa? Ma lei lo sa che è Becco? Becco io? Sì! Becco! È una barzelletta! Sì, altro che barzelletta! Non mi sarei mai immaginata che sua moglie sarebbe arrivata a questo punto qua! Mia moglie è una buonissima donna, onesta e di casa! Sì, non ci vuoi bene! Ma volete che me la prenda per questo? Ma santo cielo, bisogna essere moderni! Ma chi è che non tradisce magari quel pensiero? Oh, ma pensi alla salute! Ma come le sto dicendo che sua moglie è chiusa qua dentro con mio marito? E la prende così! Ma lì c'è Marisa, non c'è... Allora è tutta un'altra cosa, non è una barzelletta! Marisa, apri un po' la porta! Un momento, lasciami vestire! Ecco, la schiena, ma se si prende... Ma sono un mezzo... Ma scherzone... Avanti, sentiamo un po' chi c'è nella mia cabina. Dov'è quest'uomo? Tu dai retta a questa pazza velosa, perché questa è una pazza. A me è pazza! Sì! Sta sotto l'asciugamano. Scoprì l'alterino. Dici, Graziella? Sì, sì. A me è pazza! Ma io lo so, sotto l'asciugamano c'è un porco. Signor Porco Mazza, fuori, fuori. Accidenti, ma guarda, ma quando si perde un bottone non si riesce mai. Bottone, quale bottone? Bottone piccolo, piccolo. I nostri amici non siamo in trappi. O fuori lui o fuori noi. Sta bene, ne riparleremo domani mattina in ufficio. Ma io non ho arrivato, io vengo per roba. Ma distrutta, scalzone, vai, baffetti. Ci siamo dette cose nostre da pensare. Mi spieghi? È venuta. Ah, ancora lui? Oh, brutto disgraziato! Metti fuori, ti mando il spago! Adesso mando il spago! Disgraziato! Io adesso sono la moglie tua, la moglie tua! Stassi zitta, che gnappo più arrivai io. Quasi notte ancora non arrivavo. Tiè, guarda quello come corre. Non si vuole proprio a fa niente, sono 24 ore che sta arrivato. Oh, se quello ci avesse a te sopra non farebbe neanche un metro l'ora. E state zitti, papà, si voleva riappresto, ce l'ho io il sistema. Qual è? Dammelo un centro, io dato io una levata. Ma ti ho dato io una levata, le posso. Ecco com'è finita. Su una barca parodia d'un triremide Bisanzio, ridotti peggio di Noè nell'arca. Quanto era meglio che andavamo ad Anzio. Comunque questo serva da lezione a chi può fare una gitarella al mare. Per star tranquilli c'è da fare attenzione a tante cose, ai pacchi del mangiare, a non portarsi appresso l'ombrelloni, a non sbagliare gabbine né palloni e un'altra cosa poi, principalmente, non rompere i cocomeri alla gente.